Bentornato in Cinema Breve. Oggi spiegherò un film del 2021, di fantascienza e commedia, intitolato Don't Look Up. Se stai visitando questo canale per la prima volta, mi piacerebbe averti come iscritto. Allerta spoiler, buona visione. Kate, una giovane dottoressa in astronomia e studentessa del Michigan, sta lavorando con il telescopio Subaru quando scopre una cometa che viaggia verso Terra. Il suo professore, dottor Randall Mindy, la applaude per la sua scoperta. Dopo aver dato il suo nome alla cometa, calcolano la sua traiettoria, determinando che la cometa avrà un impatto sulla Terra in 6 mesi. A causa delle sue enormi dimensioni, causerà l'estinzione globale. Chiamano la NASA per avvisarli della scoperta, e il capo dell'Ufficio di Coordinamento della Difesa Planetaria, il dottor Teddy, ordina loro di venire a Washington in modo che possano incontrare il presidente sulla questione che ora è un segreto. Il giorno seguente, Kate, Randall e Teddy incontrano il presidente Jenny Orlin e il capo dello staff, Jason Orlin, che è anche il figlio del presidente. Non prendono sul serio i loro avvertimenti affermando di essere avvertiti della fine del mondo ogni mese, con giustificazioni come il collasso economico e le armi nucleari. Vuole che si siedano e valutino tutto fino alla fine delle elezioni di medio termine. Teddy li esorta a far trapelare le informazioni alla stampa, perché la Casa Bianca non farà nulla, il che potrebbe farli finire in prigione, perché discutere di informazioni sensibili è illegale. Ma è meglio che morire a causa di una cometa. Mentre Peter, il milionario della tecnologia, viene a sapere dell'avvicinarsi della cometa tramite alcuni conoscenti astronomi. Philip assicura un'intervista per Kate e Randall con il New York Herald. Accettano di pubblicare la loro storia, soprattutto dopo aver corroborato le prove con altri scienziati e aver appreso che la Casa Bianca nega di averli mai visti. Ma prima vogliono apparire nel programma di discorsi mattutini di Bree e Jack, The Daily Rip. Non vengono presi sul serio in studio e Kate rimane devastata. Randall, invece, accetta di rimanere per il resto dell'intervista. Quando finirono, Bree lo invita a bere qualcosa più tardi. Lo staff marketing del telegiornale presenta quindi i risultati della loro presentazione. Nessuno si preoccupa di quello che avevano da dire, perché la cantante che è apparsa prima di loro parlando della sua relazione ha ricevuto più attenzione sui social media. Kate è diventata un meme come una donna arrabbiata, e Randall è considerato incredibilmente stupendo per essere uno scienziato. Il giornale sceglie di smettere di supportare la NASA, poiché i dati non sono abbastanza buoni. Ma presto scoprono che il capo dell'agenzia, che non è nemmeno un astronomo, è uno dei donatori del presidente e segue i suoi ordini. A peggiorare le cose, Philip approfitta dello stato virale di Kate, scrivendo un saggio su come andava a letto con lei, e lei la considera come una separazione. E Randall non può stare lontano dai social media, discutendo con chiunque dubiti della sua competenza scientifica o della teoria della cospirazione. Il presidente scopre di essere coinvolta in uno scandalo che coinvolge alcune immagini delle sue parti intime. Ordina all'FBI di convocare Kate Randall e Teddy nel suo ufficio e si scusa per averli ignorati in precedenza. Kate si accorge subito che lo stanno facendo solo per evitare di fallire i loro esami intermedi, ma accetta di aiutare a prescindere, perché fermare la cometa è la preoccupazione più critica al momento. Il presidente annuncia che la cometa è reale e che hanno un piano per eliminarla. Schiereranno un'astronave in grado di colpire la cometa con bombe nucleari. Nonostante la raccomandazione di Randall che si tratta di una missione telecomandata, Jenny sceglie il generale Benedict per pilotare la navicella spaziale. Crede che avere un eroe come volto del loro piano aiuterà le persone a far fronte alla notizia. Jenny e Randall compaiono su tutti i tipi di programmi televisivi e copertine di riviste, mentre l'evento diventa globale online, ricevendo finalmente l'attenzione che meritano. Randall e Bree finiscono per dormire insieme dopo essere apparsi di nuovo in The Daily Rip, mentre Teddy e Kate discutono degli scettici sulle comete in uno spettacolo conservatore. Il grande giorno arriva e l'evento va in onda in tutto il mondo. Il microfono del generale Drask viene disattivato rapidamente, poiché continua a gridare cose terribilmente razziste nel video e l'astronave decolla con successo. Tutti sono entusiasti della cometa che sparirà presto, ma quando Isheruel arriva e parla in segreto con il presidente, rimangono sbalorditi nel sapere che la navicella spaziale sta tornando. Jenny ha annullato il viaggio. La missione è stata annullata perché Isheruel, che è anche un donatore del presidente, ha scoperto che la cometa è composta da trilioni di dollari in minerali rari. I produttori di tecnologia utilizzano in oggetti come i telefoni e si stanno esaurendo perché la Cina possiede la maggior parte delle miniere. L'obiettivo è inviare droni per frammentare la cometa e poi estrarre le parti più piccole che cadranno in acqua. Randall non è d'accordo, soprattutto quando scopre che la technologia che Isherwell utilizzerà non è stata sottoposta a revisione accademica. Inoltre, ogni scienziato che si è espresso contro di essa è stato messo a tacere, ma la situazione ora è fuori dal suo controllo. Incontra Kate e Teddy in un bar dopo l'incontro e racconta loro tutto di Isherwell. Alcune persone li sentono e Kate crede di avere diritto alla verità, quindi dichiara ad alta voce a tutti di sapere che il presidente permetterà alla cometa di colpire il pianeta, in modo che i ricchi possano diventare ancora più ricchi. Ciò scatena una serie di rivolte in tutta la città.
L'FBI arresta Kate e viene accusata di aver condiviso informazioni riservate e di aver causato danni. Accettano poi di lasciarla andare se firma un accordo promettendo di non discutere l'argomento in pubblico o nei media, cosa che Kate accetta prontamente e torna nella sua piccola città natale in Illinois. I suoi genitori non la accetterebbero indietro perché sostengono il governo e non vogliono nessun traditore nella loro casa, e per lei riavere la sua vita precedente sarà difficile. Inizia a lavorare come cassiera in un supermercato, dove incontra Yule e i suoi amici, che sono innamorati di lei e la invitano a trascorrere del tempo con loro. Nel frattempo, Randall continua a lavorare per il presidente, credendo che sia l'unico modo in cui può salvare la Terra in qualche modo, e ha una relazione a lungo termine con Bree. Una sera, i due tornano nella loro stanza d'albergo e trovano June in attesa di sorprendere suo marito. June lancia le sue bottiglie di medicinali a Randall prima di andarsene per sempre. Lui non si scusa nemmeno e cerca di inventare scuse. Randall arriva su The Daily Rip e perde il controllo dopo una discussione con Isherwell sulla sua cattiva ricerca. E gli è stato detto che gli algoritmi suggeriscono che morirà da solo. Urla alla televisione nazionale, furioso, e accusa tutti di non essere più preoccupati per la cometa, che molti hanno cominciato a sospettare non sia reale. Fa presente anche come Isherwell stia mettendo a tacere tutti gli scienziati che non sono d'accordo con lui, che il presidente ha mentito e che l'intera amministrazione è pazza. Dopo che l'FBI lo cattura e gli offre lo stesso accordo di Kate, Bree lo lascia. Ora Randall sta tornando nel Michigan e Kate sta uscendo con Yule quando entrambi vedono la stessa cosa nel cielo. La cometa si è finalmente avvicinata abbastanza per essere vista ad occhio nudo. I due cominciano a filmare se stessi e invitare il resto del mondo a vederlo, lanciando un movimento mondiale chiamato Look Up, a cui milioni di persone si uniscono e pubblicano su internet. Randall torna persino in televisione, esponendo i piani atroci del governo e chiedendo l'aiuto di due famosi cantanti che producono una canzone speciale Just Look Up. Ciò spinge Jenny a lanciare il suo movimento Don't Look Up, sostenuto da milioni di elettori conservatori e teorici della cospirazione. E le credono quando afferma che Randall vuole solo che le persone siano terrorizzate e perdano la loro libertà. Rivolte e proteste scoppiano nelle strade, mentre Russia, India e Cina collaborano per lanciare la propria navicella spaziale per intercettare la cometa. Tuttavia, il lancio fallisce e la navicella spaziale esplode. Randall porta Kate e Yule a fare la spesa e poi li riporta nella sua città natale in modo che possano trascorrere il loro ultimo giorno insieme come una famiglia. Mentre la cometa si avvicina, i negazionisti finalmente capiscono le bugie. June accetta di riavere Randall in queste difficili circostanze dopo aver rivelato di averlo tradito al college e Teddy si unisce a loro poco dopo. In attesa che la cometa colpisca, cenano tutti insieme, scambiandosi aneddoti e dicendo un'ultima preghiera a Dio. La notte prima del lancio, Jenny chiede a Isherwell come sarà la sua morte secondo gli algoritmi. Lui le dice che sarà uccisa da un Bronte Rock, qualunque esso sia. La navicella spaziale decolla e alcuni dei droni vanno persi, ma Isherwell se lo aspetta e dichiara che va tutto bene. Tuttavia, tutto è completamente errato e il resto dei droni esplodono non appena entrano in contatto con la cometa. Isherwell e Jenny lasciano il parco, sapendo che ora sarebbero morti di sicuro. Si unirono ad altri milionari a bordo di un'astronave segreta, costruita per mantenere in vita i suoi passeggeri criogenicamente, in modo che possano lasciare la Terra prima della fine del mondo. Jenny chiama Randall e offre a lui e sua moglie un posto dove stare, dimenticandosi completamente di suo figlio. Ma lui rifiuta, preferendo rimanere con loro fino alla fine. Mentre la cometa si scontra con la Terra e distrugge la vita come la conosciamo, le persone in tutto il mondo si aggrappano ai loro cari. Jason è l'unico sopravvissuto, emerge da sotto le macerie e celebra la sua ritrovata libertà scattando una foto. La nave con i milionari alla fine scopre un pianeta con un'atmosfera abbastanza paragonabile a quella terrestre, da permettergli di abitare per 22.740 anni. Il film termina quando uomini e donne vengono svegliati dal sonno criogenico per esplorare l'ambiente. Jenny trova un bellissimo nuovo animale e vuole avvicinarsi, ma viene attaccata da esso, venendo effettivamente uccisa da un Bronte Rock, proprio come previsto dagli algoritmi. Spero ti sia piaciuto il video, se sì, iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e condividi per aiutare il canale. Grazie per la visione.